Un sito internet completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti. Stiamo parlando del sito internet del nuovo CDU, Cristiani Democratici Uniti, partito politico guidato dal segretario nazionale Mario Tassone, già viceministro delle infrastrutture e dei trasporti e vice capogruppo nel 2012 alla Camera dell'UDC. Le novità del sito, consultabile al link www.nuovocdu.it, sono state presentate presso la sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, nel corso di una conferenza stampa alla presenza dell'onorevole Mario Tassone e di tutto il direttivo nazionale del partito. Tra i relatori il direttore di Italia 2 TV Nicola Maccapane, il quale ha illustrato le caratteristiche e le qualità del nuovo portale alla presenza di una folta compagine di giornalisti di testate nazionali. Parto col dire come è stato concepito il sito. Il sito è stato concepito anche come grafica in modo molto delicato, senza colori molto forti, tranne chiaramente quello del CDU, è normale. Ma a breve con i ragazzi che ci lavorano dietro faremo un po' di web marketing e dentro un mese circa raggiungeremo tra gli 800 e un milione di contatti in modo tale da far conoscere il nuovo CDU velocemente. Un mese, questo è il tempo che ci siamo dati. Ad aggiungere come è concepito che dal basso chiunque può inserire notizie, ovviamente verificate, questo ci sarà chi verificherà le notizie ed autorizzerà la pubblicazione, però è concepito che anche l'iscritto può inserire le notizie e dare notizie. Perché? Perché noi non vogliamo bloccare come altri partiti hanno bloccato la base, dove nessuno può intervenire, ma noi pensiamo che tutti, come diceva il segretario, debbano essere partecipi a questo grande progetto, quindi ognuno può dare la propria, il modo proprio di essere, la conoscenza del territorio e tutte quelle cose che si vuole. Ovviamente questo ci sarà anche un interscambio tra i vari coordinatori, che avranno un codice di accesso diverso, in modo tale che così anche fra, diciamo, le persone responsabili di una regione possono interloquire e organizzare quello che si pensa di voler fare al meglio possibile. Cosa abbiamo voluto inserire di più e cosa forniremo come servizio sia agli iscritti, sia ai coordinatori provinciali, cittadini, regionali, nazionali, forniremo ogni giorno delle notizie su tutte quelle iniziative di fondi che le regioni, il governo, lo Stato italiano e l'Europa. Noi gli manderemo una mail dove gli diciamo: vedi che è uscito questo bando, se ne vuoi approfittare, ma lo faremo non solo agli iscritti e ai coordinatori, come dicevo prima, ma a tutti i comuni d'Italia.